Ciao a tutti, io sono Mario Crispi, sono un musicista ricercatore di strumenti a fiato del mondo e oggi vi voglio parlare di un progetto musicale che si chiama Arenaria. Noi amiamo descriverci come un genere musicale dal Mediterraneo in poi, proprio perché le culture che hanno attraversato la Sicilia sono provenienti da tante parti del mondo. Nel concerto che faremo a Trento sarà all'insegna, ecco, di questa commistione di stili, commistione di strumenti e di sonorità. Durante il concerto presenteremo il nostro nuovo lavoro che si intitola Makam. Makam praticamente sono le scale arabe, contiene pure la palindromia del nome, cioè si può leggere in un senso o nell'altro. E questa è una caratteristica di Arenaria, di utilizzare nei titoli dei propri album la palindromia anche come stimolo ad andare avanti e indietro nel tempo, avanti e indietro nelle strutture, a iniziare in una maniera, sviluppare e tornare alla maniera iniziale. Gli strumenti che vedete dietro di me sono gli strumenti che io suono, sono flauti di ogni forgia, di ogni tipo e che vengono da tante parti del mondo. Vi faccio ascoltare il suono dell'ulusi, che è un organo a bocca, quindi significa che questa zucca che voi vedete contiene queste tre canne, di cui due fanno il bordone, una fa la melodia dove ci sono appunto i fori. Alla cima di queste tre canne, dentro la zucca, ci sono le ance semplici che vibrano, sono ance libere, che vibrano con l'aria. Faccio sentire il suono. Ecco, questo è l'ulusi, uno strumento che suoneremo durante il concerto a cui siete invitati a partecipare. Quindi, il 16 novembre, siete invitati a Trento, al Centro Musicale. Vi saluto e insomma, vi aspettiamo. Ciao!